Siamo qui a Sant'Agnello, c'è questa bella iniziativa Giornata in Rosa. Siamo il sindaco Pier Giorgio Sacristani e abbiamo il presidente del Rotary, il dottor De Simone. Ci volete un po' illustrare di cosa si tratta? Allora, io voglio ringraziare soprattutto il Rotary, il dottor De Simone, che hanno voluto che queste giornate rosse facessero domenica 20 dalle 9 alle 14 qui a Sant'Agnello. È tutto un progetto di informazione sul carcinoma mammario, cioè soprattutto per dare a tutte le donne l'istruzione, l'informazione sullo screening, sulla terapia, anche sulle tecniche di poi ricostruzione della mammella. Quindi sarà soprattutto un qualcosa di divulgativo e per questo io poi passo la parola al dottor De Certo. Simone che spiegherà tutto come funzionerà questa giornata. La prevenzione è fondamentale soprattutto anche per far conoscere alle donne questo rischio, queste problematiche e soprattutto per dargli una strada per poi poter Certo. aggiungere alla soluzione. Ringrazio naturalmente io il sindaco che è stato immediatamente sensibile e ha voluto chiaramente dare il patrocinio morale a questa bellissima iniziativa. Il Rotary naturalmente si rende protagonista nel portare diciamo del benessere nella società attraverso varie iniziative, non ultima quella che facemmo dei pastori ritrovati, molto bella, sempre con la Chiesa e con il Comune di Sant'Agnello. Questa volta parliamo di giornate in rosa. In pratica il Rotary farà un'opera di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Il carcinoma della mammella nel 2017 ha praticamente coinvolto circa 50.000 uomini, 50.000 donne e 500 uomini. Non riusciamo ancora, come ASL, a praticamente coinvolgere tutte le donne in questo percorso di prevenzione e il Rotary cerca appunto di incontrare nelle piazze, e quindi nella piazza di Sant'Agnello domenica prossima Ventura dalle 9 alle 14 per sensibilizzarle appunto su questo percorso. Abbiamo prodotto una serie di volantini molto interessanti, un migliaio di volantini che daremo alle donne per poterle illustrare il percorso che possono fare all'interno dell'AS Napoli 3 Sud. Abbiamo avuto appunto per questo il patrocinio dell'AS Napoli 3 Sud, con il patrocinio anche dell'Ordine dei Medici e dell'Ordine dei Farmacisti. Avremo un camper che praticamente ospiterà i professionisti che guideranno le donne nel percorso di prevenzione. Grazie, buon lavoro, Rotary sempre in prima fila, è importante la prevenzione. Invitiamo Grazie. tutti ad andare 20 a Sant'Agnello, grazie ancora. Grazie. Grazie.